Dunque, in questi anni noi abbiamo assistito, dal mio punto di vista, a una discussione molto ideologica sul tema del tetto al contante, collegando sempre il tema dell'utilizzo del denaro contante al fenomeno dell'evasione fiscale. Ora, lo dirò con chiarezza. Non c'è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione fiscale è bassissima. Non siete d'accordo? No. Sono parole di Piercarlo Padoan, ministro dell'economia del governo Renzi e del governo Gentiloni, dei governi PD. Sono parole di Piercarlo Padoan, del PD, sostenuti dal PD.